Vale. Aspettate. Girato. Così, così. Così? No, 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 così. Un po' d'alcol. Preso? Sembra di no. Piscina. Questo tipo di qua ce l'avevo anche in studio, fanno sempre usare le scale. Abbiamo ripasso il campo. Si è fatto qua gente, eh? Bella ricetta, la televisione, la televisione. Ma veramente da mangiare. Strumenti moderni. Veramente l'emo fa la mangiare. Si sviene, per levare una cosa così, si sviene. Boh, lo domani. Io anche. Anche io posso dare una donazione. Mi fidavo io di mio padre. Quanto è di solito? 180. Vai pure. In questa giornata abbiamo creato una prova di, in effetti, di fisiologia ambientale. Cerchiamo di studiare quelli che sono i parametri che risentono dell'iperossia che viene creata, seppur minima, nella piscina in oggetto. Il nostro atleta proverà ad avere un'immersione di 24 ore. L'interesse è prettamente fisiologico, rientra in uno studio sulla termoregolazione e sul consumo di ossigeno e di come l'ambiente possa influenzare quelli che sono i ritmi circadiani di ognuno di noi. In effetti ognuno di noi ha come un orologio biologico che invece di essere di 24 in effetti è di 25 ore e che subisce quello che è l'adattamento ambientale. Verrà seguito per tutta la prova, per tutte le 24 ore, sarà in immersione a circa 1,80 m e sfrutterà l'assistenza subacquea di sommozzatori e il ritmo circadiano noi cercheremo di studiarlo attraverso la misurazione della temperatura e con un holter in continuo. Sarà alimentato ogni 2 ore secondo un protocollo già sperimentato e che ci ha visto in effetti ottenere dei buoni risultati su come l'ipossia può influenzare il ritmo circadiano dell'essere umano. In questo caso la nostra ipotesi è di dimostrare come l'iperossia possa influenzare il ritmo circadiano. Sei sicuro che non è tutta la prova? No, tutta la prova no, no, all'inizio. All'inizio vediamo un po', vediamo, andiamo, poi mi metto conto. Stiamo mettendo il lavoro. E c'è il libero possibile? Sì. No, no. Sì. Poi redditi con noi. Beh, 10 kg sono tanti. Qua sì. Io ne toglierei mettere 13 con 5. Ci sono da 4. 4 e 4. Ora non so. Io vado giù con 2 kg. Qua. Tu hai 3 kg. Però c'ho già fatto io perché. Mi stai caricando? 11. 10 caricato. 10, 220, 10 da. La metà meno delle persone ci vengono. È ancora 30 anni. Sì, sì, sì. Io credo che ci venissero persone da 60 anni. Ci vengano che intuiscono la faccia giù. Guarda, capitano sempre gli uomini, quindi possiamo pure interrompere e lo rifacciamo. Ricominciamo da capo come se non avessimo. Io penso che il nostro è meglio così quasi. Perché c'è niente qua. Qui? Dovete essere qua. Ok, posso fare? Qualche cosa in mano? Ma la maschera te la metti? No, no, adesso lo apro un attimo. Perché fuori fuoco?
vi aiuto? Poi tengo io. Quelli cosa sono? Ah, che si pesta giù. Ah. Lei sta nell'acqua anche lei, 24 ore, no? Sì. No, no. Viene, esce, entra, esce. Quello cos'è? È vero, questo va ripreso. Il bacio della fidanzata o della moglie. Speriamo di sbattere davanti. Vabbè. Un gesto prima di andare. La foto per lì. Qual è la foto? Prima di partire magari.